Salve ragazzi, benvenuti a questa puntata degli ultimi arrivi. Come sentite dalla voce ancora, non sono completamente guarito, ma se aspettiamo un altro po', devo farvi anche la nuova puntata degli ultimi arrivi. Quindi ho detto, facciamola e come viene viene. Quindi eccoci qua, in questa nuova puntata, che anche questo mese sarà una puntata abbastanza ricca, non come quella del mese scorso. Comunque ci sono tantissime cose da vedere, c'è anche una bella collector della quale faremo l'unboxing, quindi non perdiamo tempo e vediamo che cosa il regista ci ha preparato questo mese. Vediamo la sigla del nostro regista, vai! È tipo remixata! Bello questa canzone, hanno fatto un remake di la canzone di quando ero piccolo, delle bambine, le scarpine delle bambine. Comunque ragazzi, bella sigla e cominciamo la puntata. Cominciamo, non ci sono giochi del mese questo mese, quindi cominciamo la puntata direttamente dai recuperi. Andiamo a vedere che cosa vi ho recuperato questo mese, quindi vai con i recuperi. Bellissimi recuperi anche questo mese e cominciamo proprio con una bella collector. Eccola qua, ho recuperato infatti la collector di Far Cry 4 che si chiama Kairat Edition. Eccola qui, questa è la versione PlayStation 4. Io avevo già la versione Xbox One e adesso mi sono portato a casa anche la versione PlayStation 4 perché l'ho trovata a un prezzo ottimo, infatti me l'ha venduta un caro amico e me l'ha data 50 euro comprese le spese di spedizione, quindi ottimo prezzo. E soprattutto perché quella era chiusa in celofanata e volevo aprirne una, mi volevo comprare il gioco in versione normale che si trova intorno ai 20 euro. Ho aggiunto 30 e mi sono portato a casa la collector. Vi faccio vedere la scatola, sul retro ci sono tutti i contenuti e adesso andremo a fare l'unboxing perché la scatola è già aperta. C'è questa sovracover di cartone che dietro è attaccata, anche di sotto invece qua si alza così. E la collector è particolare perché si apre in modo diverso delle varie parti. Qui abbiamo nella parte anteriore infatti proprio la statua del gioco che si apre qua, eccola qui, guardate che bello, perché aprendola esce fuori anche il paesaggio. Qui dentro c'è la scatola e poi qui sopra invece c'è una specie di tasca dove ci sono gli altri contenuti. Adesso la sposto verso di me e vi faccio vedere tutti i contenuti di questa bella collector di Far Cry 4. Cominciamo proprio dalla taschina che c'è qui sopra, andiamo a togliere e vediamo che cosa contiene all'interno. Vedo già subito il gioco, eccolo qui, gioco per PlayStation 4, tra l'altro già aperto e tra l'altro con i codici già utilizzati, però non fa niente, a me serve solo proprio per giocarci. Quindi qui abbiamo il gioco, poi abbiamo questo bellissimo libro che è in celofanato, lo lasciamo in celofanato, è una specie di taccuino con dove potete mettere vari appunti, con similpelle, diciamo, sarà pelle finta. Poi abbiamo naturalmente il poster barra sarà la mappa, credo, penso ci sia solo il poster, invece no, ci sono solo due poster, uno eccolo qua, anteriore, e uno invece proprio di Far Cry 4, posteriore. Pensavo fosse la mappa, invece no, invece è proprio un solo poster. Ecco perché la mappa è qua. Qui abbiamo infatti la mappa in una specie di cartoncino, non gigantesca come mappa, però appunto c'è la mappa di Kairat, eccola qua, carina. Devono mettere una specie di pelle, mi sono fatto di cartoncino. E poi mi pare non ci sia più nulla, sì, questa è solo una scatola di cartone. E poi andiamo a vedere il pezzo forte, ovvero la statua. Andiamo a togliere da qua, ci sono questi pezzettini di cartone per tenerla ferma. La togliamo noi direttamente, anche l'altro pezzettino di cartone, eccolo qua. La togliamo via da qua e vediamo se riusciamo ad aprirla o se la lasciamo così. Togliamo tutto, se no non ci entra nell'inquadratura. Eccola qua, questa è la scatola, sì, la possiamo aprire. Ecco, togliamo anche la plastica, la togliamo completamente. Eccola qua, veramente molto molto bella ragazzi.
c'è il cattivone del gioco seduto su questo elefante che penso sia di legno, con dei bellissimi fucili, dei colpi qua molto particolare, molto ricca di particolari. Sul retro c'è un cassettino, eccolo qua, che si apre, potete andare a nascondere quello che volete, questa bustina dentro, si chiude sul retro, eccolo qua, guardate, è molto carina anche questa cosa. Bella statua, non gigantesca, però nel complesso è grande, anche se la statuina è piccolina davanti. Questa la vado a mettere in dove sono tutte le altre statue, l'ho presa apposta perché c'ho già comunque la versione Xbox incellofanata, questa invece la lasciamo aperta. E il gioco invece lo andiamo a giocare, si tratta di uno shooter in prima persona, come tutti gli shooter della saga di Far Cry, non sono collegati tra di loro, quindi posso giocarlo tranquillamente. È uscita anche una espansione, se non sbaglio, che tra l'altro ho preso proprio per PlayStation, quindi andrò a giocarmi anche quello. Pagato 50 euro, ripeto, da questo mio amico. Ragazzi, se la trovate anche voi ve la consiglio, perché comunque la collector è veramente molto carina e il gioco non è neanche niente male, quindi comunque a 50 euro veramente un ottimo prezzo. Ma non finisce qua, togliamo tutto e facciamo un po' di ordine e vediamo che cos'altro ho recuperato questo mese. Ho preso un lottino di giochi, qualcuno di qua, qualcuno di là. Cominciamo da alcuni giochi che ho preso da GameStop. Sono stato proprio da GameStop insieme a un amico, ha detto vieni che devo comprare un giochino, ho detto io non devo comprare niente, alla fine mi sono comprato 4 giochi per PlayStation 5. Andiamo a vederli uno per uno. Cominciamo da questo, Scarlet Nexus, che ho pagato qui, ho lasciato i prezzi se non me li ricordo, 15 euro da GameStop. Si tratta di un action RPG con grafica in cel shading stile anime, molto carino, con ambientazione futuristica. Gioco divertente per chi ama questo genere di giochi, prodotto da Bandai Namco. Diciamo che non sono proprio amante di questo genere di giochi, però sembra fatto veramente bene, quindi a 15 euro ho detto prendiamolo, perché comunque buon prezzo. Mi sono preso tutti i giochi che mi voglio giocare, quindi non solo per la collezione. Questo è il primo. Il secondo invece è Wild Hearts, pagato 14 euro, sempre da GameStop. Questo è un altro action RPG che diciamo ricalca un pochino le gesta di Monster Hunter. Infatti anche qui avremo il nostro personaggio che andrà a caccia di mostroni giganti, un pochino più difficile rispetto a Monster Hunter, quasi un Soulslike, diciamo, però è nello stile di Monster Hunter. Anche qui dovete cacciare questi mostroni, realizzato da Koei Tecmo e Electronic Arts Originals, quindi un gioco originale, diciamo. Anche questo è carino, ragazzi, lo consiglio, questo prezzo 14 euro secondo me si può prendere. Poi mi sono recuperato Forspoken, sempre a 14 euro. Anche questo è un gioco d'azione con una bellissima grafica. Mi ricorda tanto come stile grafico, probabilmente hanno usato lo stesso motore grafico, quello di Final Fantasy XVI. Non è stato apprezzato da tutti questo gioco, lo trovano un po' ripetitivo, ma io devo provarlo per dirvi se effettivamente non è così buono come gioco. Ma almeno graficamente mi sembra molto interessante. Vediamo un po', poi magari... Ho iniziato un altro gioco che adesso vi faccio vedere, quindi ancora non vi so dire se è veramente così male o se è buono, poi magari il mese prossimo vi saprò dire qualcosa in più. E l'ultimo gioco che mi sono procurato è il gioco che mi sono iniziato proprio questo mese, è Immortals Fenyx Rising, pagato 13 euro sempre da GameStop. Questo è un gioco di ruolo alla Zelda, talmente alla Zelda che anche la grafica è praticamente uguale a quella degli ultimi due capitoli di The Legend of Zelda, molto più al primo Breath of the Wild, però c'è questa grafica colorata in cel shading. I personaggi sono realizzati un pochino in modo diverso, hanno queste teste grosse con occhi grandi che a me non piace tanto, però tutto il resto è fatto abbastanza bene, almeno qui su PlayStation 5 gira bene, non ci sono tantissimo, ogni tanto c'è qualche rallentamento ma non tantissimo, che perché io ho messo la grafica al massimo, quindi è normale che ogni tanto c'è qualche rallentamento. Gioco a me mi sta divertendo, ci sono tantissimi enigmi da risolvere, qualcuno mi ha un po' bloccato, però poi sono riuscito a sbloccarlo. Non è lunghissimo, ragazzi, se vi interessa un gioco divertente alla Zelda per passare un po' di tempo, questo è sicuramente un ottimo gioco e il prezzo è veramente ottimo, io questo ve lo consiglio, ragazzi, farete un bel gioco. Non vi faccio oggi la recensione perché ancora non l'ho finito, comunque già mi ha impressionato positivamente.
Poi ragazzi passiamo ad Amazon e a Xbox. Su Amazon ho preso 3 giochi per Xbox, uno per Xbox Series X che è questo qui, Battlefield 2042. Perché l'ho preso? Perché l'ho trovato a 6 euro, è un prezzo veramente ottimo, 6 euro, quindi non me lo sono lasciato sfuggire, come vedete, incelopanato nuovo. Preso quindi da Amazon a 6 euro, shooter che conoscono tutti, shooter in prima persona, non so se ci sia una campagna single player, mi pare che l'hanno aggiunta dopo non esserci stata nei capitoli precedenti, mi sembra che qui una campagnina mi pare che ci sia, non sono sicuro, però mi pare che ci sia. Diciamo che a chi piacciono gli shooter in prima persona da giocare multiplayer sicuramente è un ottimo prezzo, 6 euro, io l'ho preso per la collezione, poi se ci dovesse essere la campagna me la gioco pure, ma in multiplayer io no, sicuramente non me lo vado a giocare. Poi invece per Xbox One mi sono preso Sinking City, bellissimo, anche questo è un gioco, un action RPG con queste ambientazioni horror cupe all'interno di una città mezza allagata, che si ispira tantissimo all'autore Lovecraft per i mostri e per le ambientazioni. Non il massimo, graficamente non è proprio al passo coi tempi, però è sicuramente un bel gioco, io lo consiglio a chi ama i giochi di horror, pagato 10 euro ragazzi da Amazon, quindi a questo prezzo lo consiglio ancora di più, è un bel gioco, me lo sono preso, questo me lo voglio giocare e quindi l'ho portato a casa. E infine, sempre a 10 euro, sempre per Xbox One, mi sono preso anche The Outer Worlds, bellissimo gioco di ruolo realizzato da Obsidian e praticamente una sorta di sequel spirituale, diciamo, di Fallout, molto simile a Fallout, anzi, per molti questo è come doveva essere fatto l'ultimo Fallout e non è stato fatto. In questo caso potremmo andare in giro per lo spazio, in vari mondi. Insomma ragazzi, anche questo è un bel gioco, anche questo ho pagato 10 euro, quindi a questo prezzo ve lo consiglio assolutamente. Non so se sia ottimizzato anche per Xbox Series X, però sicuramente su Xbox One e Xbox One X gira sicuramente bene, quindi anche questo bellissimo gioco, 10 euro, portato a casa. E con questo ragazzi è tutto per quanto riguarda i recuperi, come avete visto anche questo mese ho preso un po' di bei giochini, una Collector Version 4 e un bel po' di giochini per Xbox, Xbox One, Xbox Series X e PlayStation 5. Per ora è tutto, andiamo a vedere invece che cosa mi sono arrivati come retro games, perché finalmente dopo tanto tempo mi sono arrivati un paio di retro games, quindi vai con i retro games. E ragazzi, dopo non so quanti mesi, finalmente ho preso un paio di retro games che non sono proprio retro games, però sono sempre dei retro games. Ho preso un paio di giochi per Nintendo Wii U per completare questa collezione di Wii U che sto cercando di portare a termine con tutti i giochi. E ho trovato un paio di giochi da Chex We Buy e me li sono presi. Andiamo a vedere che cosa ho preso. Mi sono preso Transformers The Dark Spark. Eccolo qua, bella copertina con il nostro Optimus Prime sulla copertina. Gioco che poteva essere un bel gioco, come i due giochi di Transformers usciti su PlayStation 3, e che invece non è per niente un bel gioco. La grafica è simile a quella dei due giochi su PlayStation 3, ma ha dei problemi di giocabilità, la storia non è il massimo, insomma ragazzi, non è uscito un bellissimo gioco, però mi mancava e me lo son preso. L'ho pagato nemmeno tantissimo, l'ho pagato 10 euro qui da, da WeBuy e quindi comunque un buon prezzo. Almeno così andiamo avanti con questa collezione, perché mi mancano non tantissimi, una ventina di giochi. Questi sono uno in meno, anzi due in meno, perché il secondo è sempre un gioco per Wii U. Altro gioco, diciamo, non un granché, si chiama Game Party Champions ed è una multigame con all'interno vari giochi, tipo le compilation Wii Sport. Infatti all'interno troviamo, mi pare, 4 giochi di sport. Abbiamo il mini golf, che tra l'altro mi interessa parecchio, anche se ho visto che è mezzo buggato, quindi non proprio giocabile. Abbiamo il gioco di hockey sul ghiaccio, abbiamo una specie di baseball dove bisogna colpire, vi lanciano la palla, dovete colpire vari numeri. E poi il più interessante è il gioco di ping pong, diciamo che non è il massimo anche questo come compilation, però mi mancava, anche questo ho pagato pochino, l'ho pagato 7 euro, quindi con le spese spedizioni veramente poco. Mi mancava, lo aggiungiamo anche questo, e con questi due andiamo avanti con questa bella collezione, tanto sono messi bene, all'interno hanno i libretti, sono completi, quindi ottimo. C'era solo questo adesivo che mettono davanti, che qua
si è un po' incollato, qui per fortuna si è tolto bene, qui ci sono ancora i residui di collo. A parte questo, sono tenuti bene, quindi sono contento. Probabilmente anche il mese prossimo manderò a prendere qualcos'altro qui da CheckSweetBuy per Wii U e continuiamo finché trovo giochi a prezzi accettabili. Cerchiamo di concludere questa bellissima collezione. Con questo, ragazzi, è tutto per quanto riguarda i retro games. Andiamo a vedere gli extra, perché questo mese ci sono anche c'è un extra interessante, quindi vai con gli extra. Sì, ragazzi, come sapete, mi sembra la penultima puntata del TG Games vi ho parlato di una collana di libri che riguarda il mondo dei videogiochi e non potevo evitare di prenderla. Eccola qua, questo è il primo numero di Videogiochi Leggendari, un numero con il suo bel cartoncino che me l'hanno dato piegato così, proprio in edicola era già piegato così, peccato che si è un po' rovinato, lo farò schiacciare così si aggiusta. Questo è il primo numero di Super Mario, non l'ho ancora aperto, quindi lo vado ad aprire insieme a voi, lo mettiamo qua e lo apriamo, vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Paffete, eccolo qua, già aperto. Ah, ragazzi, sto scherzando, in pratica non ne ho presi due, questo l'ho comprato io a 3 euro in edicola e questo, ragazzi, invece mi è stato regalato da Diabolica, anzi dal figlio di Diabolica, che ringrazio tantissimo, me l'ha dato già aperto tra l'altro, e così posso vedere, anzi possiamo vedere insieme come è fatto questo libro. La copertina è carina con questo effetto luce che ha sul disegno e sulla scritta anteriore, e poi il libro è fatto proprio come un libro di lettura, quindi ci sono solo storie, parole e al metà libro ci sono due, giusto tre fogliettini con illustrazioni e basta. Invece di farlo tutto così bello con le illustrazioni, ne hanno messe solo 4 pagine e tra l'altro arriva solo fino a Super Mario 64. Gli altri giochi nuovi li hanno divisi in 3 capitoli, quindi poi bisognerà prendere i prossimi libri. Diciamo che me lo aspettavo innanzitutto un po' più grandino, perché è piccolino, quasi quanto una cartuccia per Wii U, guardate, quasi uguale, manca un pochino più grande. Io lo aspettavo con molte più immagini, solo 4 fogliettini colorati, in pratica il valore dovrebbe essere intorno ai 5 euro, questo è pagato 3 euro, quindi va bene, però e poi i prossimi capitoli costeranno 10 euro l'uno, quindi un po' tante. Qui c'è anche la brochure pubblicitaria con tutti i capitoli che troviamo, Sonic, Zelda, insomma. Comunque l'idea non è male, però potevano farla un pochino meglio. E questo non lo vado ad aprire perché ho visto che la scorsa edizione adesso ci vogliono 50 euro più o meno per comprarlo su eBay, quindi magari lo conservo, chissà che fra qualche anno lo vendiamo qualche soldino in più. Intanto però ho preso il primo numero, penso che prenderò anche il secondo perché c'è Zelda, come sapete mi piacciono tanto i giochi di Zelda, quindi probabilmente mi porterò a casa anche quello di Zelda, ma non so se mi continuo tutta la collezione. Bah, non credo, perché è un po' caro 10 euro un libro così, dovrò mettere almeno a 5 euro due libri, 10 euro è il prezzo giusto. Mi sa che all'inizio costano 10 euro due libri, poi da un certo punto in poi costeranno 10 euro lì. Comunque, ragazzi, questo è quanto, 3 euro comunque il primo, se riuscite a trovarlo in edicole, ho dovuto girare almeno 10 edicole per trovarlo e poi me l'hanno regalato, vabbè. Con questo, ragazzi, è tutto anche per quanto riguarda gli extra. Andiamo a vedere le limited che mi sono arrivati questo mese, perché questo mese mi sono arrivati un bel po' di limited, quindi vai con le limited. Tante limited questo mese, cominciamo da Limited Run, che mi ha mandato un paio di giochi singoli, non ho preso collector, almeno in questo che mi hanno scritto non ci sono limited deluxe edition o collector, ci sono solo limited normali. Andiamoli a vedere uno per uno, cominciamo da questo, Batora The Lost Haven, bellissimo gioco di ruolo in stile Diablo, un roguelike. Mi pare che i mondi vengono costruiti proceduralmente, se non sbaglio. Comunque è un gioco di ruolo con grafica isometrica, con tanta azione, bello colorato, un bel gioco, ragazzi, divertente. Naturalmente ormai i giochi da Limited Run vengono a costare intorno ai 60 euro l'uno, quindi, ragazzi, un po' cari, stanno cominciando a diventare, che già 50 erano cari. Prezzo giusto è in America, perché li vieni a pagare 35 dollari, 40 al massimo per spedizione. Sicuramente per gli americani va molto meglio. Gioco prodotto da Team 17, tra l'altro, quindi
una soft house abbastanza importante. Questo è il primo. Il secondo gioco è un gioco che è molto interessante, infatti Alien Isolation The Collection, questo gioco horror in prima persona ambientato nel mondo di Aliens, in questa versione che contiene tra l'altro tutti i DLC, compreso quello ambientato sulla nave dove nel primo film abbiamo trovato l'Alien. Un bellissimo gioco, l'ho giocato su PC, però mi sono bloccato più o meno a metà, però era veramente spaventoso, divertente. Graficamente non è neanche male qui su Nintendo Switch, magari chi lo vuole può prendersi la versione digitale. Questo prodotto da Sega, infatti Limited Run da 3-4 mesi ha fatto questa società più grande, sta avendo accordi con software house più grande, aveva già accordi con Konami quando non era proprio grande, adesso sta facendo accordi con Sega, Team 17, insomma sta portando giochi più interessanti, anche questo naturalmente pagato 60€. Poi altro gioco da Limited Run è questo qua, Hyper Gun Sport, gioco molto particolare, infatti una specie di palla battaglia, diciamo così, dove però voi avrete delle armi e dovrete sparare questa sorta di palla per farla andare sul campo avversario, quindi una specie di pallavolo con i fucili per far muovere il pallone. Graficamente ha uno stile old school, tipo 16 bit, quindi con grafica pixellosa, con visuale laterale proprio come i giochi di pallavolo ai tempi di 16 bit. Comunque un bel gioco ragazzi, divertentissimo, anche questo naturalmente pagato 50€, e questo magari per farci delle sfide con gli amici potrebbe essere interessante. E finiamo con questo qui, Cursed to Golf, che è un misto tra un platform e un gioco di golf. Graficamente anche questo è uno stile tipo 16 bit, tipo un platform normale a scorrimento, però dovrete colpire la vostra palla e cercare di farla andare in buca, questi livelli stile platform. Questo è molto carino, divertente, a me piacciono comunque in generale i giochi di golf, come in quello per Wii U. Se fosse stato carino il gioco del mini golf, sarebbe stato tutta la compilation interessante, invece così hanno rovinato tutto. Questo invece è sicuramente molto più divertente, questo è consigliato anche per chi come me piacciono i giochi di golf, perché qui è molto più divertente. E con questo è tutto per quanto riguarda Limited Run, passiamo a Super Rare Games, che mi manda come al solito l'adesivino e questa card, come le card di Super Rare Games, però una card pubblicitaria con uno dei giochi che per ora stanno uscendo in versione digitale. E poi mi ha mandato tre giochi, ovvero i giochi numero 97, 98 e 99, andiamo in ordine come sono numerati, ancora non mi è arrivato il numero 100, però l'hanno già fatto e sta per arrivare. Questo è Here Come Nico, che è un misto tra un gioco di ruolo e un platform 3D con una grafica molto particolare, perché il mondo di gioco è tutto poligonale, ma i personaggi sono bidimensionali, come dei personaggi bidimensionali che si muovono nel mondo 3D. Una specie di sorta di Paper Mario, però con le animazioni che gli fanno sembrare tridimensionali. Insomma, una cosa particolare, gioco carino ragazzi, preso qui da Super Rare Games, anche qui ormai i giochi vi vengono a costare 50€ l'uno, anche se Super Rare Games è europea, però ormai se li prendete nel triple pack esce 150 tre giochi con la spedizione e tutto, quindi anche questi costano 50€ l'uno, questi ancora si possono prendere, ho detto che dopo il 100 non li prendo, ma ne ho già presi altri 4. Poi il secondo è invece Acupara Collection, che è una compilation con all'interno tre giochi realizzati da Acupara Games. Ora non ricordo tutti e tre i titoli, ma uno di questi è Relic, che è una specie anche questo di gioco di ruolo, un roguelike dove i livelli vengono costruiti proceduralmente, il vostro personaggio può sparare tutti i nemici all'interno di dungeon. Poi c'è un gioco di avventura che ora non ricordo il titolo, però è una bella avventura horror del tipo punta e clicca con grafica in stile 16 bit. E il terzo gioco invece è un simulatore di card, o meglio di negozio di card, infatti voi sarete un venditore di
card da collezione, avete questo negozio, potete organizzare anche dei tornei, collezionare carte, insomma. Gioco, tre giochi carini, tutti e tre all'interno di questa bella compilation, pagata 50 euro, questo tre giochi 50 euro ci sta, comunque. Bella compilation, tanto non sono neanche male, quindi ottimo. E infine il terzo e più interessante dei tutti, dei tre, si chiama The Tartarus Key ed è una, anche questa, una avventura horror particolare perché ha una grafica in stile PlayStation 1, quindi una grafica poligonale stile 32 bit. Questa storia di questa specie di personaggio indemoniato, dovete cercare di risolvere vari enigmi. Questo è un bel gioco, ragazzi, mi piacciono questi giochi un po' old school e questo non è da meno, ve lo consiglio. Anche questo pagato 50 euro dal sito di Sparare Games, non c'è più ormai, dovete procurarvi la versione digitale, comunque questo ve lo posso consigliare. Infine passiamo a Strictly Limited, che mi ha mandato 4 giochi, 2, 1 direttamente da Strictly Limited, tutti gli altri sono di In-In Games, quindi in realtà potevate trovarli anche in varie catene, non sono delle vere Limited, però le ho messe qui perché le ha mandate tutti Strictly Limited, le ho prese in offerta e quindi ve le faccio vedere. Prima di tutto vi faccio vedere che mi hanno mandato per Natale questa pallina da mettere sull'albero in plastica trasparente, poi c'è l'adesivo naturalmente di Strictly Limited. E poi mi hanno mandato una cartolina a casa, questa è quella di Vidas 99, vabbè, le cartoline, le solite cartoline spedite. Ma andiamo a vedere i giochi, prima il più piccolino, più piccolino come scatola, questo è 80 Days and Overboard, che anche questa è una compilation di due giochi, due avventure, diciamo quasi puzzle game, dove in una dovrete fare il giro del mondo con le vostre possibilità, nell'altra dovete gestire una nave. Non mi piacciono tantissimo questi giochi, infatti non l'avevo preso ai tempi, sapendo che la collector è più piccola non l'avrei preso nemmeno adesso, però era in offerta, offertissimo, infatti l'ho pagato 35 euro, quindi ho detto vabbè, a questo prezzo si può prendere. Infatti avevano fatto verso fine anno i super sconti perché hanno spostato la loro sede, quindi hanno cercato di svendere tutte le limite delle collector e ho preso un po' di roba anch'io. Ho preso questi 4 giochi, questo è il primo, ragazzi, non interessantissimo, però comunque mi mancava e me lo sono preso. Il secondo invece è più interessante ed è distribuito direttamente da Strictly Limited, quindi l'avrei dovuto prendere comunque, insieme alla sua cartolina, infatti le cartoline le mandano solo con i giochi Strictly Limited. Come potete leggere, il gioco è Drynus. Che cos'è Drynus? È un shooter, bellissimo shooter a scorrimento orizzontale con grafica vecchia scuola, tipo 16 bit, uno shooter veramente classico, veramente bello, imperdibile come al solito per i collezionisti, perché come sapete gli shooter poi aumentano tantissimo di prezzo. E anche se questo è più nuovo rispetto agli altri, l'ho preso perché era quasi esaurito e questo l'ho pagato un pochino di più, l'ho pagato 50 euro. Comunque bellissimo gioco, non so cosa ci sia nella collector, ma come al solito le belle collector possenti di Strictly Limited, anche questo me lo sono portato a casa. E il terzo e ultimo per il momento, poi l'ultimo lo vedremo nelle chicche, è anche questo distribuito da In-In Games ed è una bellissima collector che sembra anonima, perché c'è solo questa specie di animale, di occhi di animali disegnati sulla cover. In realtà questa è il remake di Pocky and Rocky, che hanno chiamato Reshirined invece di Remastered. Questa è la Collector Edition, questo bellissimo shooter con visuale dall'alto, diciamo quasi una sorta di shooter a scorrimento verticale, con protagonista questa ragazza e il suo, non so che animale sia, mi sembra un orsetto lavatore, che sparano contro i nemici. Bellissimo gioco uscito su Super Nintendo, sono usciti 2 capitoli e tutti e 2 capitoli li trovate all'interno di questa compilation. A questo punto un bellissimo gioco, ragazzi, lo trovate in tutti i negozi, però io ho trovato in offertissima qui da Strictly Limited la collector a 40 euro, e quindi me la sono presa, me la sono portata a casa. Bellissimo gioco, io questo a chi non l'ha mai giocato lo consiglio, perché è veramente un bel gioco. E con questo, ragazzi, è tutto. Sto per perdere la voce, ma devo riuscire ad esistere perché manca ancora la chicca. Andiamola subito a vedere e vediamo che cosa mi è arrivato da Strictly Limited come chicca. Quindi vai con la chicca. Una chicca che arriva da Strictly Limited, non, il gioco non è prodotto direttamente da Strictly Limited, ma anche questo è prodotto da In-In Games, ma la collector è stata fatta da
Strict Limited. Innanzitutto è arrivato separatamente questo artbook con le varie foto e il gioco è Taito Milestones, che praticamente è una compilation di giochi vecchi di arcade prodotti da Taito messi in questa compilation. È uscito anche il secondo volume. In realtà non dovevo prenderlo perché il secondo volume hanno fatto una compilation con all'interno i due volumi all'interno di una specie di scatola che li contiene tutte e due, però era in offerta, ragazzi, anche questo 40 euro me lo son preso, anche perché non è come gli altri collector, ma attenzione, è di quelle con la scatola di cartone in stile le scatole che contenevano le mega card da inserire nelle versioni Jamma per arcade di Taito, e quindi alla fine me la son presa. Andiamo anche a farci un mini unboxing. Qui ci sono i sigilli di Strict Limited che non dovrei tagliare, ma lo faccio solo per voi, ragazzi. Mi piange il cuore ogni volta che faccio questo, ma lo facciamo. E andiamo ad aprire e vediamo. Speriamo che oltre alla compilation ci sia qualcosa di più, se no abbiamo fatto un buco nell'acqua. Ma mi sa che abbiamo fatto un buco nell'acqua. Infatti, insieme a questo non c'è un bel niente, solo la scatola. Questo è stato il grande lavoro che ho fatto Strict Limited. Vabbè, io lo sono andato ad aprire, fa niente. Potevano fare questo un po' più piccolo e metterglielo dentro, ma non so perché fanno queste cose. Comunque, questo è il gioco vero e proprio, con all'interno 10 bellissimi giochi dal mondo arcade. Vediamo se con la lente di ingrandimento riesco a vederli perché è scritto piccolissimo. All'interno troviamo infatti Ninja Warriors, bellissimo ragazzi, questo è un bellissimo gioco con i ninja in stile platform a scorrimento, un bellissimo gioco. Poi troviamo Alpine Ski, che è un gioco di sci un po' vecchiotto. Troviamo Elevator Action, anche questo bellissimo platform, ragazzi, consigliatissimo. Poi abbiamo Halley's Comet, che è uno shooter a scorrimento verticale. The Fairyland Story, anche questo è un bellissimo platform di quelli in stile Bubble Bubble, per capirci. Poi abbiamo Quicks, che sinceramente non conosco. Abbiamo Chuck and Pop, altro platform in stile Puzzle Bubble. Abbiamo Frontline, shooter a scorrimento verticale, ambientato durante, penso, la Seconda Guerra Mondiale. Poi abbiamo Wild Western, altro shooter ambientato nel mondo del western. E Space Seeker, altro shooter con ambientazione futuristica. Insomma, bellissimi giochi, ragazzi, bellissima compilation in questa versione particolare con artbook e scatola stile arcade. Pagata per fortuna solo 50 euro invece dei 100 che doveva costare inizialmente, quindi comunque ottimo affare. Non è proprio una super chicca, però tra quelle cose che mi sono arrivato è quella un po' più interessante. E con questo, ragazzi, è tutto. Con questa puntata sono veramente al limite. Vedete un sacco di tossate poi nelle scene finali perché non ce la faccio più a parlare, mi fa male un po' la gola. Vi saluto, ci vediamo spero tra qualche giorno con la puntata del TG Games Limited e poi a fine mese con la nuova puntata degli ultimi arrivi e delle uscite video ludiche. Per ora è tutto, alla prossima, ciao ciao! Salve ragazzi! Con l'eco della... Vediamo un po' tutto quello che ho lasciato qui sopra perché... bravo! Monster... mi ricorda tanto come stile di grafico... dirvi se veramente non è così, ma se, qui su PlayStation 5 gira veramente bene perché ho messo, però poi sono riuscito anche a risolvere una specie di una sorta di con varie ambientazioni. Andiamo a vedere pare che vengono prodotti i vari mondi, comunque stile con sul campo avversario, quindi una specie perché è sicuramente
perché qui è sicuramente il primo. Si chiama The Tart. Primo. Hanno spostato il negozio, quindi e questo invece l'ho pagato da una chicca che front line porco. Troviamo Alpine Ski che è... poi troviamo Arissi Mamma. Trascorrimento. Pagata per fortuna solo 50 euro. Porca puttana.